Buonasera a tutti ed eccoci tutti riuniti per la seconda diretta di questa rassegna che abbiamo intitolato Parliamo di bande musicali. È lunedì 20 aprile, ore 21 puntuali e siamo tutti pronti per trascorrere insieme a voi una, spero, piacevole serata in compagnia della banda musicale Filarmonica Comune di None. Una carrellata su chi condividerà con me questa serata. Di fianco a me l'amico Michele Merlino, amico storico membro importantissimo della Filarmonica di None, al mio fianco dall'altra parte il presidente dell'Arbaga, Italo Iorio. Nella riga di sotto vedete l'ospite della serata, Roberto Villata, di fianco a lui Diego De Stefano e il maestro a fianco della banda di None, Davide Carità. Nella riga ancora sotto abbiamo Elio, membro del direttivo della Filarmonica di None, il compositore Donald Furlano, e al suo fianco il presidentissimo della banda musicale di None, l'amico Marco Viola. Non è colpa nostra, è il caso che le ha volute inserire nella riga al fondo, ma non per altri motivi, ma è pura casualità, altri membri del consiglio direttivo, Claudia ed Elisa. Dopo il saluto a tutti i partecipanti a questa diretta, io vi lancio subito il primo video dove iniziamo a conoscere la banda musicale di None. Eccoci Marco, presidente dell'associazione. Io credo che sia giusto che sia tu a introdurre questa serata e io credo che sia giusto partire da quelle che sono le tradizioni e la storia di una banda musicale storica tra quelle piemontesi, una di quelle che ha sicuramente più storia da raccontare. Quindi a te Marco la parola per una breve presentazione, diciamo storica, per iniziare a conoscere questa banda musicale. Ciao Giacomo, buonasera a tutti e tutti voi e innanzitutto grazie per questo invito. Ma per raccontare la nostra storia vorrei partire da una citazione di cui siamo chiaramente molto orgogliosi. None siede in fertile pianura a Grecco da Pinerolo e da Libeccio da Torino, da cui dista 7 miglia e mezzo, alla posta dei cavalli, una stazione dei Regi Carabinieri a cavallo ed un capoguardia per boschi e selve. Nel 1815 vi venne fondata dall'avvocato Giuseppe Griglio una società filarmonica composta di 20 e più dilettanti. Così recita il dizionario geografico storico e statistico degli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna del 1843. Compiamo quindi quest'anno 205 anni di vita e visto il periodo travagliato che stiamo vivendo, penso che sia importante partire proprio dalla storia. La storia che ci insegna che malgrado tutto la vita va avanti e le passioni possono essere d'aiuto per superare momenti come quelli che stiamo vivendo. La nostra società filarmonica non ha mai smesso di essere attiva,
neanche durante le guerre e nei periodi più difficili dei primi del Novecento. La musica ha sempre accompagnato ogni evento vissuto dal paese. Negli anni 30 a None furono presenti due corpi bandistici, c'era la Filarmonica e c'era la Banda dei Sette. Questa seconda formazione, nata con spirito goliardico, era composta da musici che non potevano avere possedimenti e che trovavano nella musica un sano sfogo alle difficoltà della vita. Ma veniamo alla storia più recente. E allora dobbiamo citare tre momenti fondamentali. Nel 1967, in un periodo molto florido per l'economia del paese, ma molto difficile per la nostra associazione, il punto di svolta è stato l'arrivo del professor Leandro Tardia, una figura estremamente autorevole, dalle spiccate doti musicali ed umane. Il maestro Leandro, il cui padre suonò nella Banda dei Sette, ha saputo rilanciare l'attività della banda attraverso un costante impegno nell'opera di insegnamento. Ha saputo creare uno spirito di gruppo ed un carattere che abbiamo ancora oggi cucito sulle nostre divise. Il maestro Leandro è stato per molti anni il direttore artistico, il presidente, il simbolo stesso della banda, dedicandosi anima e corpo ad una passione che ha saputo trasmettere a tante generazioni. Dalla sua scuola sono usciti davvero molti musici ed anche, mi piace davvero ricordare, tanti ragazzi, tante ragazze rinforzati nel carattere da una formazione rigorosa, ma sempre piena di entusiasmo. Sono tantissimi anche i ricordi personali delle durissime scuole di musica, ma a lui devo davvero molto. Nel 1991 però il maestro Leandro viene a mancare improvvisamente. La banda vive un momento difficile, veramente di sconforto. Ma come ho detto prima, dalla scuola di Leandro sono usciti giovani con grandissime capacità musicali e carattere, caratteri decisi, ed è così che tra di loro due musici scelgono di dare la loro disponibilità e prendere per mano i colleghi e accompagnarli verso una nuova sfida. Davide Carità e Giovanni Tabbia, allora trentenni, incontrano la signora Matilde, moglie e sostegno del maestro Leandro, e anche grazie alla sua determinazione e al suo supporto iniziano un percorso che porterà la banda fino ai giorni nostri. Davide Carità diventa quindi il nuovo maestro direttore e Giovanni Tabbia vice maestro. Nel 1992 l'allora presidente Giovanni Brussino rassegna le dimissioni ed è di nuovo volta di cambiare. L'assemblea dei soci decide di strutturare l'associazione, darsi un'organizzazione giuridica depositando un nuovo statuto, il regolamento di funzionamento dell'associazione, e prevede la nomina di un consiglio direttivo a supporto del presidente. Presidente che sarà nominato dai soci. Inizia in quel momento il mandato di presidente di Michele Merlino, che con la passione dei musici veri e la serietà, l'eleganza che lo contraddistinguono, ha guidato la nostra associazione garantendo al maestro e ad ognuno di noi il prezioso supporto di un'ottima organizzazione, anche grazie ai diversi consiglieri che lo hanno affiancato. Il resto è storia dei giorni nostri. Caspita, che storia affascinante ci hai raccontato. 205 anni fanno sicuramente riflettere. Come hai detto tu, la banda ha superato le guerre e sicuramente supererà anche questo momento difficile di fermo. Hai fatto il nome di particolari maestri, magari nel corso della serata con un po' più calma andremo magari ad affrontare ancora qualche figura di questi maestri che sono i pilastri, ovvero quelli che portano avanti le bande musicali. Ma secondo me possiamo affrontare a questo punto un altro tema che secondo me è curioso e tanti secondo me vorrebbero avere qualche informazione in più. Sono presenti, abbiamo visto, due ragazze. È una cosa recente, secondo me, nel mondo delle bande musicali.
200 anni fa, secondo me, per la mentalità e le abitudini che c'erano, forse le bande nascevano prettamente maschili. Io, maestro, se non ti offendi, sposterei un attimo il discorso su questo argomento e approfitterei della presenza di Claudia e di Elisa per andare un pochettino ad affrontare e ad approfondire questo tema, ecco, se loro sono d'accordo, no? Quindi la prima domanda che mi viene spontanea da chiedere è: Claudia ed Elisa, nella banda musicale di None, siete le uniche due rappresentanti femminili o condividete questa situazione con altre vostre amiche e colleghe? Buonasera, rispondo io se Elisa va bene. Sì. Sei partita, direi di sì. Allora, ancora in muto. Quindi, dunque, io e Elisa, sì, siamo entrate a far parte del direttivo l'anno scorso e, totale in banda siamo 18 su 66, quindi è comunque un buon numero. E niente, abbiamo pensato di partecipare anche noi, anche perché Marco ha dato per scontato che fossimo state presenti, quindi noi non ci siamo tirate indietro e quindi eccoci qua. Ascolta, Claudia, io qui vedo una fotografia, mi autorizzi a trasmetterla? Facci vedere, facci vedere. Vedo una sequenza di giacche blu, cappelli bianchi e lasciami dire anche delle minigonne, ecco, casca l'occhio, quindi sono tutte presenti in questa foto o ce ne sono ancora altre? No, qui non siamo 18, però comunque è una delle foto più recenti che abbiamo, penso. Non capita spesso di fare le foto solo noi ragazze. Ecco, poi questa penso sia simpatica, così con il maestro e il presidente, è carina. Ma Esatto, condivido. e siete tutte coetanee o ci sono anche età diverse? No, siamo di diverse età, diciamo che copriamo abbastanza. Tutte le età, ecco, siamo da più giovani fino a mamme, perché comunque abbiamo anche ruoli, diciamo, importanti in famiglia, siamo anche mamme. Per esempio, nella foto appunto mancano cinque ragazze, tra cui appunto una mamma, proprio perché tante volte diciamo che la mancanza di tempo, ma anche lo sforzo fisico, costringe, diciamo, la donna in questione ad abbandonare momentaneamente l'associazione. Però diciamo che comunque una cosa veramente carina è che questa associazione resta nel cuore delle donne che hanno partecipato. Per esempio, la nostra ex sassofonista Mariuccia, che tutti noi conosciamo molto bene, è entrata a far parte della banda anni fa, poi diventando mamma si è dovuta allontanare, ma adesso le sue figlie stanno proprio studiando nella nostra scuola. Quindi questo, diciamo, essere continuamente legati alla nostra associazione è una cosa secondo me veramente carina. Ma Elisa, faccio una domanda cattiva. Non avete mai pensato a inserire durante le prove un servizio di babysitteraggio, così le mamme possono venire, portare i bambini, qualcuno li guarda e loro per 2 ore sono tranquille e possono suonare? Io ci ho già No, non ci avevo pensato, mai pensato, però effettivamente non è un'idea malvagia. eh? Vero che si potrebbe immaginare, anche perché. Se mi permetti, vorrei trasmettere un'altra fotografia molto bella, che è quella che abbiamo utilizzato anche per la locandina. Io, se non ricordo male, questa forse è la foto ufficiale di quando avevate compiuto i 200 anni. Dico bene? Vedo il sì del presidente e del maestro. È una foto veramente bellissima perché si denota proprio l'attenzione anche ai dettagli della divisa. Cosa che purtroppo alcune bande trascurano, ecco. Io credo che il rispetto della divisa sia veramente fondamentale. Quindi, una curiosità, se posso ancora tornare sul tema delle donne, approfittando anche della vostra presenza, della vostra preparazione. Voi siete giovanissime, ma se volessimo capire quante donne hanno fatto parte della banda musicale negli anni passati, avete qualche informazione? Allora, esattamente quante donne abbiano partecipato, diciamo che abbiano partecipato all'associazione, esattamente no, però
perché non ci sono dei registri, diciamo, compilati da quando l'associazione è nata. Però sappiamo che, per esempio, negli anni 70 è entrata una donna in banda che era tra l'altro la cugina del nostro membro del direttivo Elio Civera, e di lì in poi Leandro ne ha, diciamo, sviluppate molte che si sono susseguite nel tempo. Per esempio, negli anni 90 su 50 musici c'erano solamente 6 ragazze, e nel 1994 invece su 58 musici le ragazze erano 8. Da allora però c'è da dire che di ragazze in banda ne sono entrate circa 21, che è comunque un bel numero, anche se poi per i motivi che dicevo prima, per esempio quello di diventare mamma, ha portato molte donne ad abbandonare l'associazione anche solo momentaneamente. Però diciamo che quante ragazze siamo ora non siamo mai state. Ecco, ma una certa Francesca Ecclesia, io non so se è un membro della vostra banda, fa notare che non serve il servizio di babysitteraggio perché dice è giusto, ci sono i mariti, stiano a casa loro e guardino loro i bambini. Ma secondo me è un tema che possiamo poi Giusto. approfondire. Sono dei numeri Sì, infatti incredibili, Elisa, sì. proprio Francesca è appunto una ragazza che è entrata in banda, poi è diventata mamma, ci ha abbandonati momentaneamente, poi è ritornata a suonare con noi. Grazie, brava Francesca, così si fa. E ascolta, questo tema, diciamo, delle donne e della vostra presenza, così abbastanza numerosa all'interno della banda musicale, avete per caso pensato a qualche programma proprio per valorizzare la vostra presenza all'interno della formazione? Sì, diciamo che hai colto in pieno, diciamo, il nostro progetto che era di quest'anno. Infatti io e Claudio avevamo pensato di dedicare il nostro 205esimo, come ha ricordato prima il Presidente, a proprio il tema delle donne. Per esempio, aprendo e chiudendo la nostra stagione musicale con una banda e un coro femminile. Diciamo che però questo virus ci ha un po' chiaramente bloccati tutti e ci ha fatto rimandare questi eventi. Quindi no, non ce li ha fatti annullare, ecco, sono solamente rimandati. Quindi prossimamente svilupperemo chiaramente questo tema. Ma è la prossima candidata alla presidenza della banda sei tu, Elisa? No, 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 no. no. Ah, Magari ok. sì, non si sa. Non si sa, ecco. E E tutti e che due, presidente uno, dice il un presidente presidente e un adesso. vicepresidente, Tutte e due. tutte e due, No, no, presidente uno. uno solo. E che ruoli hanno le donne, diciamo, nella vostra banda? Rispondo io, Eli. Vai, Claudia, vai, vai. Ma in realtà siamo parte integrante ormai, appunto, come dicevi tu, magari inizialmente l'ambiente bandistico era più maschile, ormai. Diciamo che facciamo di tutto, suoniamo, sfiliamo, presentiamo come appunto Francesca, anche lei presenta, poi Irene Viola per esempio è stata segretaria, quindi facciamo un po' tutto, smontiamo per i concerti, montiamo, ormai siamo davvero parte integrante. E poi c'è da dire che anche durante i post-concerti, quindi dove ci troviamo per il buffet, c'è sempre la componente femminile che prepara, manica rette di qua e di là, quindi sì, le donne Finite sono le prove, un risottino non ci sta? importanti. No, Risottino no, 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 no. finite le prove, sì, si beve, basta, non si Si mangia. beve e via. Bene, bene. Vi ringrazio Elisa e Claudia e questa chiacchierata mi ha dato lo spunto per fare una domanda, se me la permette, al nostro presidente Italo Iorio, perché anche a livello di associazione di categoria come Arbaga, in questi anni ricordo che c'è stata una certa attenzione, qui comunque alla valorizzazione del ruolo femminile all'interno delle bande musicali. È così, Italo? Diciamo di sì, per segnare il fatto che i tempi erano cambiati, quindi le donne erano entrate prepotentemente nel nostro mondo, per fortuna. Ricordo che io e un altro dirigente di allora, Franco Iuzzolino, andammo a Monza a fare i corsi per direttori di parata organizzati dalla Federazione delle Marching Band, e a Monza fecero anche un bel raduno, diciamo, di Marching Band per dimostrarci
l'importanza di questa espressione di banda, e ricordo che mi colpì la presenza di una curiosissima banda. C'era praticamente un gruppo di majorette bellissime, danesi, seguite da una banda tutta di ragazze, tutta di donne. E mi colpì il fatto che, a parte la bellezza, a parte, diciamo così, l'aspetto esteriore, il suono di questa banda, oltre ad essere pressoché perfetto, era diverso dal suono di una banda, anche un'ottima banda, diciamo, maschile o mista. Era un suono particolare, molto più dolce, molto più... E ricordo che quando tornammo a Torino, parliamo del 2008, in occasione della Festa della Donna, lanciammo questa idea, due mesi prima lanciammo l'idea di creare una banda femminile, la chiamammo Ensemble Femminile Arbaga, che voleva essere un tentativo, diciamo, di mettere insieme le ragazze delle nostre bande e far emergere questa presenza importante. Creammo questa formazione intorno ai 25 elementi, con ragazze di diverse bande, dirette anche da una nostra musicista, quindi in questo caso era la maestra della banda di Villar Perosa, che si prestò per l'occasione. Quindi creammo questa formazione, che durò però poco tempo, perché poi, come spesso accade, le diverse bande hanno diversi impegni, la difficoltà dei trasferimenti, diciamo così, a Torino per le prove, momentaneamente accantonammo l'idea. Però poi recentemente ne abbiamo riparlato proprio con il presidente, il past president della banda di None, e il presidente attuale, e a mo' di battuta ho detto: ragazzi, ma con tutte le belle ragazze, belle signore che avete nella grandissima banda di None, è possibile che non possiamo... Ho lanciato l'idea, ovviamente loro non hanno potuto dire di no, hanno abbozzato così un mezzo sì, ma vediamo, eccetera, eccetera. Poi in verità hanno detto sì e si sono impegnati, diciamo, a dare il loro contributo come banda, ma in verità il contributo, abbiamo detto, deve essere di almeno 4-5 formazioni per mettere insieme il minimo di organico. Quindi l'Ensemble Femminile Arbaga, banda musicale femminile rappresentativa Arbaga, certamente ci sarà appena ce lo consentirà questo fermo, diciamo. Sì, questo fermo effettivamente, Italo, sta creando non pochi problemi ai calendari delle manifestazioni organizzate dalle bande musicali. Stiamo fortunatamente uscendo dalla fase 1, si spera, ma le tempistiche della fase 2 e della fase 3 non sono probabilmente così immediati. Soprattutto io ho riflettuto parecchio sul tema della distanza da rispettare e credo che il momento in cui sarà possibile riprendere l'attività, soprattutto quella concertistica con il pubblico presente, richiederà ancora parecchia pazienza. E proprio su questo tema io questa mattina ho anche scambiato un attimo qualche opinione proprio con la Regione Piemonte, in particolare col settore che segue le bande musicali, quindi il settore promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo. E io, così tra una battuta e l'altra, mi sono anche permesso di lanciare l'idea di invitarli ad una diretta, perché credo che il dialogo con le istituzioni sia importantissimo, ancor più in questo periodo in cui siamo tutti a casa a riflettere e a pianificare. Devo ringraziare il funzionario Daniele Tessa, che mi ha aggiornato sulla situazione dei bandi, perché ci stiamo trovando in questi giorni a rendicontare i contributi sul 2019. Mi ha confermato che la rendicontazione sta proseguendo in maniera fluida e anche le bande musicali che hanno avuto l'assegnazione del contributo soltanto a dicembre, quindi nella seconda tranche, anche queste formazioni stanno rendicontando, anche perché hanno riconosciuto un delta di possibile scostamento del 25% rispetto al budget presentato in sede di presentazione della domanda. E con lui ragionavo anche sulla situazione in cui ci stiamo trovando, perché i programmi del 2020, a seguito di questa sospensione delle attività, necessariamente dovranno essere rivisti.
mi hanno accennato che la regione Piemonte ha ben presente la problematica che stanno attraversando anche le bande musicali e quindi mi accennavano che potrebbe esserci una legge regionale proposta dalla Giunta proprio con delle misure straordinarie di intervento per andare a rimodulare e rivedere le politiche culturali, sia quelle del 2020, sia quelle a scavalco, quindi del 2020 e del 2021, con una rimodulazione dei bandi di finanziamento 2020, ovviamente adeguate alla contingente situazione in cui tutti ci stiamo trovando. Per cui, perdonatemi se ho fatto questa divagazione un attimo, ma mi sembrava giusto condividere con voi questo mio pensiero, diciamo, su questo periodo di fermo obbligato. Tornerei ancora un attimo, se me lo consentite, a Claudia, se hai voglia di farmi ancora un intervento, perché nelle chiacchierate che abbiamo fatto nei giorni passati mi hai spiegato anche l'importanza che riveste la banda di None all'interno del tessuto sociale della sua comunità. Quindi, se mi fai un'analisi anche di questo risvolto, che è interessantissimo, lo ricordo e lo ricorderò ancora magari più tardi, proprio in un'ottica di riforma del terzo settore, dove secondo me le bande musicali lì potranno veramente mettere a fuoco quello che è la loro peculiarità di impatto sociale. Claudia. Direi che siamo molto impegnati in questo campo, ecco, perché addirittura alcuni eventi bandistici, per esempio durante Non è solo festa, che è un evento che si svolge a giugno a None, alcuni elementi sono, alcuni, la maggior parte direi, sono impegnati e quindi dobbiamo, diciamo, spostare il concerto, la sfilata, eccetera. Quindi siamo parte della Proloco, siamo parte della Croce Verde come assistenza tra soccorritori e autisti, poi c'è anche il cinema parrocchiale a None, quindi chi lo gestisce, anche i volontari che sono all'interno, poi c'è l'oratorio, la podistica, la biblioteca, la protezione civile, si potrebbe continuare fino all'infinito per questo tema, quindi la cosa bella comunque è che è tutto volontariato, quindi anche in questo momento ci sono dei volontari che stanno distribuendo le mascherine a tutti gli abitanti e anche lì ci siamo noi della banda che ovviamente in vesti diverse facciamo parte di questo servizio, quindi diciamo che siamo ben intrisi nel tessuto sociale. Posso lanciare una fotografia di ragazzi, vedo in tuta da ginnastica, pantaloncini corti, cosa stanno facendo? Ah, ok. Ah, no, no, no. Sì, avevamo questa maglia e la banda corre, c'è scritto su queste magliette, e avevamo partecipato come gruppo a una delle varie corse che ci sono state a None. E quindi niente, ci siamo anche lanciati, diciamo che ci siamo anche creduti sportivi E dopo. ascolta, invece, vedo anche un'altra divisa, ma la vedo un po' carnevalesca. Forse devo farla vedere poi un po' dopo, ma mi è sfuggita. Era perché vedevamo la banda con diverse divise, ecco, non solo quella rigorosa. Sì, È un'abitudine penso. quella di fare sfilate di carnevale in costume? Vuoi parlare tu, Eli? Sì, diamo la Vai, parola anche un finisci. po' a Elisa. Vai, vai, vai. Va bene. Sì, la foto che hai mandato Giacomo risale a un carnevale di qualche anno fa, dove eravamo nelle vesti di Mary Poppins, ed è stato, diciamo, uno dei nostri ultimi carnevali insieme a quello che abbiamo fatto a tema Puffi. Quindi invece per quanto riguarda adesso, diciamo che chi partecipava a quel carnevale si è diviso in due associazioni diverse e partecipiamo come due associazioni diverse, non più proprio come banda. Ho capito, ma invece volevo fare ancora una domanda a Claudia perché la invidio molto.
Ho visto che è iperattiva a livello social. È vero? Avete vari profili, giusto? Cerchiamo di essere. Inizialmente c'era solo il sito, poi abbiamo visto che non era tanto seguito, allora ci siamo lanciati su Facebook. Poi anche lì abbiamo deciso di iniziare con Instagram e quindi adesso siamo appunto attivi sia su Facebook sia su Instagram. Poi adesso ci stanno anche seguendo su Connessi con None, che è un gruppo Facebook che è stato ideato appunto per condividere virtualmente contenuti con i nonesi, quindi ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo anche da quella pagina. Salutiamo tutti i no nonesi, è giusto? I Nonesi, nonesi, e posso fare un po' di pubblicità occulta ai vostri nonesi. Sì, va bene, va bene. account? Quindi bisogna mettere il cuoricino su Instagram, dove avete delle storie simpaticissime, e poi il mi piace ovviamente sulla pagina Facebook. E Sì, salutiamo andremo. anche ovviamente i musici, volevo dire, Eh beh, ci eravamo mancherebbe. compresi ovviamente, e poi comunque tutti quelli che ci seguono, anche non nonesi. Anche i non nonesi ci mancherebbe, eh? Ma Comunque dimmi Marco. scusa se ti interrompo, volevo soltanto ricordare un altro aspetto molto importante della presenza di componenti della banda ed è quella della presenza dei componenti dell'amministrazione comunale, perché a partire dal maestro Leandro Tabbia, che fu vice sindaco del comune di None, negli anni a seguire molti musici sono stati impegnati nella politica locale, nell'amministrazione comunale, in qualità di assessori, di consiglieri e tuttora abbiamo due assessori nell'ambito dell'amministrazione, così come nell'amministrazione passata e in tutte le amministrazioni di questi anni. Quindi anche questo aspetto ci contraddistingue. Ma sì, difatti Marco, ma eravamo già d'accordo, no? Che Elisa si candidava come presidente nel momento in cui tu ti saresti candidato come sindaco, Ecco, allora facciamo così. Faccio il presidente della banda ancora per 60 anni, che poi dopo. va bene. Basta e avanza, grazie, è stato un Basta e piacere. avanza. Torno ancora un Lascerò poi a attimo Elisa più a avanti. Elisa, allora, torno ancora un attimo su Elisa, perché il discorso delle famiglie, volevo ancora finire un attimo questo aggiornamento, Elisa, questo ragionamento. Ci sono famiglie intere, vero, che ruotano attorno alla banda? Esatto, ci sono famiglie intere, famiglie che fanno parte anche di comunque realtà produttive molto presenti sul territorio. Per esempio, molti musici hanno dei negozi in paese oppure abbiamo delle cascine in periferia. A questo proposito, dovremmo averti mandato una foto di una prova di quest'estate presso una cascina. E non so se è Te la quella che ho mando. io ne ho una comunque che è suonata intorno a un tavolo, mi sembra, dopo aver ben mangiato e ben bevuto. Quindi Potrebbe direi essere che quella. l'idea viene resa benissimo e è una curiosità. All'interno della banda musicale sono nate anche delle love story e c'è stato qualche fidanzamento e qualche matrimonio? O sono cose che rimangono separate dalla banda musicale? Ma allora, quanto ne so io, qualcosa c'è stato. Poi diciamo che di quello che era pubblico si sa, quello che era privato non lo so. Ah, ho capito, ho capito, ho capito, bene. Non so se vuole intervenire il nostro presidente a questo proposito o no. Ma io intervengo molto, ma molto volentieri perché devo dire che comunque sia, innanzitutto, mi collego alle famiglie e alle tradizioni della banda. Noi ci siamo legati, la banda è tradizione nel paese e quindi chiaramente le famiglie passano il testimone, ne parlerà poi anche il nostro Michele. Ci sono famiglie che hanno in banda otto elementi in questo momento, otto, nove elementi, tutti della stessa famiglia. E quindi questo la dice lunga. Per quel che riguarda come dire, i rapporti nati, le amicizie, gli amori nati in banda, diciamo che con l'eliminazione del lavaggio bicchieri è stato fatto un passo indietro in tal senso. Qui ovviamente mi capiscono solo i miei colleghi banditi. Comunque sì. Posso confermare che in banda
ci sono state, non so bene attualmente come siamo piazzati, ma sicuramente emotivo di legami e legami forti, di amicizia, a volte anche d'amore, però sicuramente sono legami forti che durano negli anni. Mi farebbe piacere sentire anche un commento da parte di Diego su questo tema che abbiamo trattato degli aspetti sociali e della banda. Io nel frattempo lancio anche una fotografia che mi piace tantissimo perché vedo il mare, ecco, quindi a metà strada tra Pinerolo e Torino, come dice il presidente, ma ogni tanto ci si sposta anche e quindi credo sia anche un'occasione di gite e magari anche per la famiglia intera, un'occasione di stare insieme, giusto? Sì, ciao a tutti. La foto che hai mandato effettivamente riguarda, eravamo a Nizza in quella riconosco la punta, la Promenade des Anglais, siete penso subito dopo il porto se non sbaglio. Sì, da quanto mi ricordo sì. È stata una bella giornata, impegnativa, perché è stata impegnativa, calda, tanto calda, però sì, è stato anche un motivo per fare una gita insieme alle nostre famiglie, perché comunque siamo sempre seguiti quando ci spostiamo da un gran numero di familiari e di amici della banda. Per quanto riguarda la presenza delle famiglie in banda, è una componente molto importante. Moltissimi dei nostri musici sono diventati tali seguendo le orme dei genitori, se non addirittura dei nonni. Questo perché, secondo me, nelle famiglie, nelle case dei musici, vengono trasmessi sostanzialmente due concetti. Il primo, ovviamente, è l'amore per la musica, che è il motore che ci spinge un po' tutti, senza di questo non saremmo sicuramente parte di questa associazione. La seconda è l'amicizia, il far parte di un gruppo che comunque, anche essendo numeroso come il nostro, è sempre unito sia in occasioni istituzionali e sia quando c'è da far festa tutti quanti insieme. Ed è questo il motivo, secondo me, per il quale nella nostra associazione le tradizioni vengono portate avanti da anni e hanno reso la banda di Nona quello che è oggi. Mi viene da pensare sicuramente ai due giorni di festa che facciamo in occasione di Santa Cecilia, durante la quale una dei pilastri di questo festeggiamento è il fatto che gli allievi che finiscono il loro percorso di formazione entrano a far parte ufficialmente della banda di None con la consegna dei cappelli, che è un po' il simbolo ufficiale dell'ingresso. Non ci crederai, ma avevo una foto pronta giusta da passare proprio di tutti gli allievi che entrano in banda con il cappello bianco, effettivamente nuovo di zecca. Credo che sia un bellissimo gesto. Sì? Esatto. Bene, bene, bene. Ma torneremo dopo a parlare di allievi, non portiamoci troppo avanti, Diego? Quello lasciamo la parola poi al nostro Michele. A chi di dovere, perché sennò Michele poi frigge, Quindi grazie Diego del tuo intervento. Dimmi Diego. Volevo soltanto dire ancora che questo fa parte, diciamo, è un po' la parte istituzionale, quella diciamo un po' più seria delle nostre tradizioni. C'è anche quella un po' più goliardica, un po' più divertente, se vogliamo dire così. Mi viene da pensare durante la fiera di San Martino che si tiene qui a None, la banda è solita festeggiare con una cena che si fa la sera della fiera tra noi musici e ovviamente familiari e amici. È una cosa a cui noi teniamo molto. Viene portata avanti da tantissimo tempo e sono queste le cose che secondo me hanno fatto andare avanti la banda per 205 anni. La cosa bella e importante è che comunque questa tendenza non accenna a cambiare, fortunatamente. Assolutamente sì. E Roberto Villata, ho visto che
Nei commenti Facebook sono presenti tanti amici, è vero? Ne vuoi salutare qualcuno al volo? Sì, sono contento di vedere che molti dei compositori Skolmenia si stanno aggiungendo e stanno seguendo questa diretta. L'ultimo è entrato, non per importanza, ma per situazione temporale, Donato, poi è Semeraro, poi Enzo Pusceddu, Daniele Carnevali, insomma, e poi amici vari di Facebook che hanno colto l'occasione per aggiungersi a questo dibattito serale. E Ciao a io tutti. spero che questo lunedì sera bandistico possa diventare un appuntamento, almeno fino a quando non riprendiamo con le prove, ecco. E prove. Fondamentale questo, secondo me, Esatto, per per mantenere mantenere vivo un po'. sì, il Ecco. senso di coesione, di cointeresse che c'è nell'ambito delle bande musicali e deve essere tenuto Ce la mettiamo tutta, Roberto. Ascolta. vivo. Yes. Secondo me adesso però è il momento di parlare di chi detiene la bacchetta e dirige la banda musicale. Chiederei al mio presidente Italo di introdurre il maestro della banda di None. Dunque, il maestro della banda di None è Davide Carità. Quando è nata la Rabaga nel 97, il maestro Tatone fondò l'associazione alla quale aderimmo. Ricordo che nei primi tempi, sarà stato il 98, ma magari Davide la ricorda meglio, o con Michele la data. In uno di quegli anni, il maestro doveva andare a presenziare a un raduno di bande ad Alba, in provincia di Cuneo. Non potendo andare, mandò me, che facevo parte del suo staff. E quindi andai ad Alba per vedere questo raduno di bande, per poi fare, diciamo così, relazionare, diciamo, al presidente. Quando sono tornato, mi disse: allora, com'è andata, Italo, il raduno? Io, maestro, ma non era un raduno di bande, le bande erano solo due. E perché le altre cos'erano? Ma dico, maestro, lei che è stato un grande direttore di bande da giro, di bande sinfoniche, le altre due erano bande sinfoniche alla meridionale. E per noi che siamo, io sono di origini meridionali, sono cresciuto in mezzo alle bande da giro, le bande sinfoniche, tra me e il maestro ci siamo capiti. E lui mi disse: ma in che senso? E dico: sì, perché la banda di None, la banda di Bottigliera Alta, che era diretta dal maestro Donato Lombardi a quei tempi, Presente alla ti diretta. ricorderai che, diciamo, vi contendevate, diciamo, il primato in quell'occasione, ma anche in altre occasioni. Ecco, dico: ma sono bande sinfoniche, cioè non sono bande normali. Ecco, questo per dire che già nel 98-99 Davide Carità era a quei livelli, cioè la banda di None diretta da Davide Carità era già un'eccellenza a quei tempi. Quindi pensate nel tempo come Davide possa essere migliorato come il migliore vino e quindi a che livelli si trova in questo momento la Filarmonica di None. Ecco, questo per dire, non è per fare piaggeria, perché tanto la potete ascoltare la banda di None. Qui Davide Carità, effettivamente, e poi la cosa che voglio far notare è che Davide Carità non è un musicista, cioè questo vale ancora di più, cioè non è un musicista che nasce musicista, dico bene Davide, cioè Davide fa un altro mestiere nella vita, tutt'altro, Tutt'altro, tutt'altro. non c'entra nulla con la musica, eppure siamo a questi livelli, quindi vuole essere questo un altro complimento, una carriera lunga, perché Davide, se io non so quando ha cominciato, ma io sto parlando del 98 più o meno. Pensato quanto è lunga la sua carriera. E poi un'altra cosa che voglio far notare come associazione di bande, il valore della famiglia. Cioè Davide si è trascinato dietro mezza famiglia o tutta la famiglia, a quanto pare. Perché leggo che ci sono tante carità, diciamo, nella formazione. Quindi questo vuole essere un altro valore aggiunto che fa più grande ancora, diciamo, la banda di None, con la Filarmonica di None. Quindi diamo la parola a Davide o preferisci Davide che lanciamo un video prima? No, 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 ma intervengo, poi magari lasciamo il video una seconda. Un saluto a tutti anche da parte mia. Dopo queste parole dovrei alzarmi e andare via perché non so più cosa rispondere. Sì, comunque per la tua curiosità, per la vostra curiosità, io sono entrato nel 1969 in banda. So per chiarire. No, mi fa piacere questi giudizi sulla nostra banda, ma
Io parto da un dato di fatto, che la nostra banda è una banda tradizionale, la filarmonica è composta appunto da più di 60 musici dilettanti, compreso il sottoscritto che, come diceva Italo, fa tutt'altro nella vita, e molti di questi musici sono proprio cresciuti, si sono formati nelle nostre scuole, e questo è molto importante. Tradizionale perché? Perché, come avete visto forse già anche dalle foto, noi partecipiamo a tutte le feste civili e religiose del nostro paese, che alimentano un po' il nostro paese, facciamo le sfilate delle feste nazionali, oppure partecipiamo a quelle che sono le manifestazioni delle altre associazioni del territorio, non soltanto Anone, ma anche del territorio. Siamo però, dai tempi del maestro Leando, una banda molto, molto orientata verso l'attività concertistica, nonostante il nostro dilettantismo, diciamo. L'obiettivo è sempre quello stesso, migliorare il livello qualitativo e soprattutto il proprio repertorio musicale. Per fare questo ci sono due importanti lavori. Il primo è la selezione dei brani che vogliamo inserire nel nostro programma, nel nostro repertorio. E qui devo dire che il nostro è un lavoro molto serio, molto approfondito. Adesso noi abbiamo, mi pare, circa 500 partiture dentro il nostro archivio, però ogni volta il lavoro di selezione per fare in modo che il brano sia più adatto alle nostre caratteristiche, alle nostre potenzialità e al nostro organico è fatto con molta serietà. E qui devo ringraziare il vice maestro Giovanni Tabbio, perché veramente il lavoro che lui fa da questo punto di vista è notevole. L'altro aspetto è quello dell'impegno di tutti durante le prove. Se noi consideriamo che la banda di None, praticamente escluse i 3 mesi estivi, si trova ogni settimana da settembre a giugno, almeno per una prova. E la media delle presenze è sempre intorno ai 40-45 elementi, per cui si può anche lavorare, e lavorare abbastanza bene, e questo diventerebbe un problema. A queste lezioni, a queste scuole, affianchiamo in certi periodi anche delle prove soltanto a sezioni strumentali, e qui mi faccio aiutare a volte anche dagli insegnanti dei nostri corsi musicali, per quando c'è da entrare nel particolare, nel tecnico dello strumento, della legatura, di altri aspetti piuttosto strumentali, l'aiuto di questi nostri insegnanti è sempre ben accetto. Oltre a loro abbiamo anche l'aiuto di qualche ragazzo che partiva nelle nostre scuole e poi è arrivato diplomarsi in conservatorio, per cui quel qualcosa in più lo può anche portare durante queste prove di sezione. Ripeto però, siamo volontari, per cui lo studio e l'approfondimento dei fondamenti teorici e tecnici è fondamentale per poter avere dei risultati. Tanti sacrifici ci portano però a preparare ogni anno 6 o 7 brani nuovi da inserire nei nostri concerti e presentare un programma vario che soddisfi sia i musici che il pubblico. Per farti un esempio, nei nostri concerti di solito noi abbiamo una media di 5-6 concerti all'anno. Negli ultimi 10 anni la media è questa. Dicevo, nel nostro programma non mancano mai una grande marcia da concerto, di quelle scritte a fine 800 e inizio 900, un brano tradizionale, una trascrizione di musica classica, colonne sonore da film, musiche popolari, qualche canzone pop se non rock, e poi soprattutto i brani originali per bande e orchestre di fiato. E qui mi rivolgo a tutti quelli che sono che sono all'ascolto. È importantissimo, importantissimo, perché se le bande vogliono fare un salto di qualità devono mettersi alla parola. Noi facciamo in questo modo, un esempio molto semplice. Ogni anno scegliamo un brano sfidante con magari delle difficoltà leggermente superiori a quelle che sono le nostre potenzialità, e con un obiettivo di migliorare, non so, l'intonazione, la parte ritmica, la dinamica, e ci concentriamo. Io ho visto che i musici, di fronte a brani una certa difficoltà, ultimamente noi abbiamo studiato Fast and Blues e altri brani,
devo dire che rispondono meglio, cioè c'è molto più interesse, molto più concentrazione e molta più attenzione nelle prove e durante i concerti. Io prendo ad esempio, visto che c'è Roberto, non perché c'è lui, ma Freelance Rhapsody, i Pucci, l'abbiamo studiata molto bene e ci è servito anche per migliorare alcuni aspetti delle nostre dinamiche. E dicevo, è una linea che abbiamo intrapreso dai tempi del maestro Leandro, migliorare ed educare il musico e educare anche il pubblico. E qui faccio una digressione, ma un minuto soltanto, perché noi abbiamo la fortuna di avere un grandissimo pubblico, sempre molto partecipe, soprattutto in paese. Noi non scendiamo sotto, adesso poi il presidente può dire, confermarlo, sotto i 350-400 spettatori a concerto. E questo è molto. Sono però degli spettatori che sono molto attenti e sono anche molto esigenti. Per cui abbiamo una doppia responsabilità da questo punto di vista. Mi piace sempre far ricordare un aneddoto che mi è capitato personalmente. Dopo uno dei concerti del maggio, della primavera, che noi siamo soliti preparare durante il mese di primavera, ero in un negozio due giorni dopo il concerto e mi si avvicina una signora di una certa età, vuol dire non giovanissima, con un fare un po' minaccioso e mi dice: maestro, ma quest'anno nel programma non avete inserito neanche una canzone dei Queen. Allora, potete immaginare allora, io quasi mi vergognavo perché questo rimprovero di fronte ad altre persone che mi guardavano e dicevano: ma cosa combina in questo? Effettivamente, dopo tre anni in cui avevamo presentato ogni anno una canzone diversa dei Queen, quell'anno abbiamo cambiato, diciamo, il gruppo rock. Quella signora era venuta al concerto e mi ha rimproverato, per cui ho dovuto promettere che nei prossimi anni noi eseguiremo sempre almeno un brano di Queen. Questo è chiaro. No, dicevo, la preparazione anche del pubblico. Quest'anno, per esempio, un altro esempio che abbiamo dovuto fare, nel primo tempo della seconda parte del concerto abbiamo dovuto, per esempio, mettere consecutivamente quattro brani popolari, una grande marcia da concerto tedesca, un pasodoble, una musica popolare russa, e alla fine la tarantella di Rossini, proprio per dimostrare quali erano le varie caratteristiche, qual è l'origine musicale popolare, no, che possiamo trasmettere a tutto il pubblico. Io mi fermerei qui perché forse ho già anche parlato troppo, ma forse ho lanciato qualche messaggio che può subliminare qualche frutto. So che hai un bellissimo video. Posso lanciarlo e poi ci dite di cosa si tratta. Eccolo. Thank you.
torniamo in studio e adesso direi che dovete svelarci qualche mistero su questo brano che abbiamo scelto. Chi interviene? Io direi Donald, no? Donald, conosci questo brano? Buonasera a tutti. Sì, questo brano lo conosco perché l'ho scritto. Però prima di dire due parole su questo brano, ne aggiungo altre due sul maestro Davide Carità. Davide è un cliente storico della Scomegna, che conosco da anni, e ha una particolarità, perché è uno dei pochi che tuttora viene personalmente in negozio a scegliere i brani. Anzi, lui si studia molto bene i cataloghi che riceve, fa delle preselezioni, poi viene, quindi c'è sempre stato modo di discutere, di intrattenersi, di confrontare delle visioni diverse della banda e confrontare i progetti che erano in essere. Così col tempo è nata anche una bella amicizia, farcita, diciamo, di stima professionale. E questo è l'origine anche della commissione che mi è stata affidata, perché questo brano, Non Is Perfect, che posso far vedere, così facciamo anche uno spot pubblicitario, e mi è stato commissionato per festeggiare i 200 anni di fondazione della banda, quindi nel 2015, giusto Davide? Sì, certo, giusto. C'eri tu e Michele, se ricordo bene, quando siete venuti in negozio. Adesso magari vi dico due cose brevissime sul brano. Non voglio scendere troppo in particolari tecnici, perché vedo che la sede, diciamo, cioè la serata è molto colloquiale, quindi mi limito a precisare due pregi e un difetto di questo brano, così riassumiamo in modo sintetico le cose. Uno dei pregi sicuramente è il titolo. Il titolo non è mai una cosa messa a caso. Il titolo di un brano o di qualunque opera artistica è un sigillo, è quello che può contenere dei valori che riassumono un po' il contenuto del brano stesso. E spesso questo sigillo può avere anche livelli di interpretazione diversi. Difatti il titolo Non Is Perfect, in italiano vuol dire nessuno è perfetto. E questo è l'aspetto esteriore che chiunque può comprendere del brano. Invece, nascosto nel titolo, c'è anche la versione None, e quindi la banda di None è perfetta, e quindi il messaggio privato più nascosto che è diretto ai committenti. A fare eco con questo aspetto c'è l'altro punto importante del brano che vorrei sottolineare. Il brano, diciamo, ha una struttura molto classica, c'è una parte A di carattere brillante, dinamico, una parte B centrale invece molto più lirica, la parte più femminile, il cuore espressivo di tutto il brano, e poi una ripresa di A che chiude a specchio. Il tutto è anticipato però da una fanfara iniziale, proprio per rispecchiare un po' il carattere celebrativo di quello che doveva essere l'occasione. L'inizio della fanfara, quindi diciamo l'inciso tematico, l'inciso si intende la parte più piccola in cui si può scomporre un tema, nel nostro caso sono le prime quattro note della fanfara iniziale, sono presentate appunto in un contesto molto appariscente, sgargiante, da fanfara, se così pubblico. Le stesse quattro note aprono anche il tema della parte B, in un contesto armonico ed espressivo completamente diverso. Se uno vuole andare a poi vedere la partitura, sono esattamente le stesse note. Questo cosa vuol dire? Parlando sempre di significati nascosti o pseudo nascosti, la banda, sempre la stessa banda, è in grado di assolvere a più funzioni, quella pubblica, quella dinamica delle cerimonie, ma anche quella più intima, più coinvolgente, più passionale, che è legata a tutti gli altri aspetti. Questi erano un po' in breve velocemente i pregi. C'è anche un grosso difetto, perché il tema principale del brano, in realtà, quindi la sezione A, è un'autocitazione, perché è un tema che ho opportunamente manipolato, cioè in pratica è un tema che ho già utilizzato in un mio altro brano, che è Samhain, in un contesto molto diverso, perché la tonalità era minore, qui invece è maggiore. L'aspetto ritmico invece è molto molto simile, e quindi che dire, nessuno è perfetto.
Grazie a voi. Certo. Sì. Sì, è verissimo, eravamo anche molto emozionati. Questo... Chiedo scusa, mi dicono che non avevo l'audio aperto e ho sbagliato io, ho mandato la fotografia di ricordo di quando eravate venuti a suonare a Castellamonte in occasione della giornata di classificazione, dove presidente di commissione era proprio l'amico Lorenzo Pusceddu, quindi mi è piaciuto mettere questa fotografia perché credo e spero sia un bel ricordo per None di questa partecipazione a Castellamonte. Cambierei un attimo tema adesso, se siete d'accordo, e chiederei di nuovo al presidente Italo Iorio se mi aiuta a presentare un altro amico che è il nodo di collegamento fisso e stabile tra l'Arbaga e la banda di None. Italo, ci introduci per favore l'amico Michele? Michele effettivamente non è solo l'anello di congiunzione, a parte che è un collega del direttivo, però diciamo che è la prima persona che ho conosciuto della banda di nome, il presidentissimo di allora, e l'ho sempre visto estremamente serio, ma premuroso proprio nei confronti della banda. Cioè non, è uno di quei presidenti, diciamo, vecchia maniera per dare un termine improprio, cioè che vede la banda come non solo come un'istituzione di cui è responsabile, ma la vede proprio come diciamo così, una creatura che di cui è responsabile. Quindi ecco, il termine esatto è premuroso nei confronti della banda. Quindi a lui va il grande merito di aver, dicevo prima, non solo una grande banda, non ha solamente un grande maestro, ma di avere anche attorno una bella organizzazione di cui costituisce anche lo stesso maestro. E quindi questo per anni è stato merito, diciamo, di Michele. Di Michele. Il grande presidente, e oggi c'è un altro grande presidente che segue le sue ordini. Ecco, e Michele ha il ruolo molto delicato e strategico, secondo me, all'interno della banda, che è quello di curare il vivaio. È giusto, Michele? Sei un po' il preparatore, il talent scout e l'allenatore della parte giovanile della banda? Dico bene? Dici bene, buonasera a tutti. Sì, dopo le parole di Italo dovrei prendere un attimino fiato, perché l'emozione è tanta, dai. Ma incensato alla grande. No, non, è una cosa che viene spontanea, perché io seguo veramente da sempre la formazione degli allievi. Divisa questa formazione è una cosa molto delicata, un argomento importante, perché come sappiamo i giovani sono il futuro, ma non solo il futuro della banda, sono il futuro della società. Divido, normalmente questo discorso deve prendere due aspetti, uno è l'aspetto umano e l'altro è l'aspetto tecnico. Beh, sull'aspetto umano noi contiamo tanti giovani e è un discorso che è già stato affrontato in questa serata da Diego, dal presidente, cioè è la formazione completa dell'ossatura della banda che è data dalle famiglie. Le famiglie nostre, composte da gente relativamente giovani, hanno a sua volta nelle famiglie dei ragazzi, vengono coinvolti da sempre. Cioè tu prima hai fatto vedere una fotografia del carnevale. Bene, noi l'ultimo carnevale abbiamo interpretato i Puffi. Questo vuol dire che coinvolgiamo il musico che suona, ma vicino a lui c'è la moglie con i figli. Questi figli qua sono poi quelli che entrare nell'apparato della
della banda o comunque degli allievi non crea nessun problema perché conoscono benissimo chi li circonda. Oltre a questo, noi dedichiamo molto spazio alle scuole. Normalmente una volta all'anno vengono le insegnanti con le classi della quarta e quinta elementare nella nostra sede. Ci sono dei musici che danno la possibilità di provare, di sentire gli strumenti. Li provano loro, normalmente c'è la fila sulla batteria, perché a quell'età è la cosa che si possono scatenare, si divertono moltissimo. Altra iniziativa, ad esempio, l'anno scorso nel concerto del Maggio Nunese, e credo ci sia delle fotografie a testimonianza di questo, quando noi abbiamo eseguito il nostro concerto c'erano circa 80 ragazzi della quarta e quinta elementare con tutti la maglietta bianca, ed è bello vedersi. Ecco, noi abbiamo eseguito due brani e loro, preparati logicamente dall'insegnante, hanno cantato le note. Parecchi di loro poi si avvicinano ai nostri corsi. Ecco il perché abbiamo un folto numero di ragazzi che segue i nostri corsi. Diversa invece è la parte tecnica. Cioè, mi ricordo quando ero bambino mio padre già suonava il clarino, il clarinetto, perdono, non è il clarinetto, mi correggo. Sì, perché se ci fosse Elisabetta, guai, mi correggerebbe su, ma ha ragione. Comunque, a parte la battuta, lui suonava il clarinetto quasi settimanalmente, veniva un ragazzo a provare a imparare a suonare il clarinetto. Cosa che poi si è verificata, ha imparato perché poi è entrato in banda. Questo poi c'è stato l'evolversi da parte nostra come banda di none, assolutamente con l'ingresso del maestro Leandro Tabia. Automaticamente non c'era più questa, non chiamiamola possibilità, ma comunque questa voglia di andare dai singoli componenti della banda, ma era lui che insegnava. Purtroppo poi il maestro è venuto a mancare nel 91 e lì ci siamo trovati un pochino spiazzati. Fortuna vuole però che avevamo già dei giovani allievi che frequentavano la scuola del maestro Tabia che poi si sono recati al conservatorio. E qua, ritornando all'inizio, no, del gruppo, qua abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di avere tra di noi un musico negli anni 2001-2002, un certo Luca Miccone, che è un nostro grandissimo amico e lo ricordiamo profondamente ogni volta che parliamo degli allievi. Purtroppo nel 2003 ha avuto un incidente stradale ed è mancato. Altro panico da parte nostra. Non avevamo più una guida che seguisse questi corsi. Fortuna vuole, si vede che qualcuno poi ci protese. C'era compagno di banco, mi vien dire di banco, al Conservatorio di Torino, un carissimo amico di Luca ed è Cristiano Messa. Cristiano Messa si è proposto lui, noi non lo conoscevamo forse nemmeno, l'abbiamo conosciuto purtroppo in una brutta occasione, si è proposto lui di venire a insegnare ai nostri allievi la musica. Ecco, qua era il 2003. Da allora praticamente noi non abbiamo più smesso. Attualmente abbiamo i corsi attivi di flauto, clarinetto, sassofono, trombone e percussioni, seguiti espressamente ogni allievo che fa un percorso distinto. Incomincia con un percorso teorico di solfeggio e poi sceglie lui lo strumento che preferisce. Ecco, è affidato a un insegnante che arriva comunque dal conservatorio. Dovevamo partire con altri tre corsi, tromba, corno e basso tuba, e poi purtroppo questa coronavirus ce l'ha bloccati lì, no?
solo un piccolo parentesi, che è una cosa importantissima che io lo verifico ogni volta che parlo con loro. A parte l'emozione di vederli arrivare mediamente sull'età di 10 anni, dai 9 ai 10 anni si avvicinano a noi, poi crescono. Ecco quello che diceva Italo, che io ho una particolare affezione a loro, perché li vedo crescere, poi entrano in banda, dopo mediamente 3-4 anni loro entrano in banda, continuano il percorso però iniziato con gli insegnanti, non è che quando entrano in banda i corsi se li dimenticano, no, continuano con i loro insegnanti, poi li vedo crescere. Ho gente che ha iniziato con me il corso e gli abbiamo già dato il diploma. Il diploma. Michele, ascolta, io ho lanciato di nuovo la fotografia degli allievi che entrano in banda musicale col cappello nuovo. Sì. Qualcun altro della diretta, se vede la fotografia, ha voglia di dire al volo i nomi dei ragazzi? Così li salutiamo e vediamo se sono presenti e ci scrivono un commento. Ma cos'è quello? Elisa, c'è qualcuno che mi aiuta? 19 l'anno scorso? Sì, secondo me sì, sì, è quella foto lì. Se allora, dire riconoscete qualcuno? Ma quelli che sono entrati l'anno sì, scorso? Sì, allora abbiamo. Alisa memoria, Michele. Me le ricordo a memoria. Senza neanche guardare la foto. I nomi me le ricordo a memoria. Salutiamoli velocemente, che sennò finiamo allora, a mezzanotte sul serio. I primi due tromboni che sono... Uno è Toninetti Marco, combinazione mio nipote. Ah. Valenzano Ludovico, amicissimi. Ecco, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima. Poi c'è Franco Rebecca, che è la figlia di un mio nipote. Partono i cuoricini, eh? Poi c'è Francesca Valivano, Stefania Biotto, Botta Marco, Simone Vittonetto e Carità Alessandro, della grande famiglia dei Carità, no? Che entrambe, cioè tutte e tre fanno percussioni. Questi sono entrati l'anno scorso. Per confermare quello che diceva Claudia, le ragazze, in questo momento noi abbiamo un corso completamente di ragazze. Di 12 anni sono 6 ragazze. Io credo che tanti stiano invidiando in questo momento la Filarmonica di None. Chiudo con una domanda un po' cattiva, curiosa, a Michele. I corsi per entrare in banda musicali sono gratuiti o a pagamento? Sono a pagamento a carico dell'allievo. Ho capito. A volte interviene la banda quando lo ritiene necessario. Mi confermi che la banda non viene ricca con questi contributi che pagano gli allievi? No, non si arricchisce perché sovente va a dare lei un contributo a favore degli allievi. Grazie. Michele, ti ho fatto questa domanda non a caso, perché volevo dedicare 3 minuti a un approfondimento mio sulla tematica proprio dei corsi di musica, per quello che sono gli aspetti fiscali e contabili, ecco. Ho un pochino questa deformazione professionale a condire queste dirette anche di qualche minuto tecnico, ma credo che sia giusto farlo perché vedo più di 100 amici collegati e tra questi ci saranno sicuramente anche dei presidenti e dei tesorieri che devono gestire le quote che pagano i ragazzi per seguire i corsi. Una chiacchierata che ho già fatto anche giorni fa, settimane fa, col vostro tesoriere, vero Marco, ti ricordi, nel mio ufficio avevamo approfondito questo tema, dove vi avevo tranquillizzati, nel senso che il testo unico sui redditi italiano conosce bene queste realtà e ci sono un paio di articoli, uno in particolare, che vengono proprio incontro alle bande musicali, nel senso che è previsto che chi si iscrive come socio dell'associazione paghi una quota annuale di iscrizione. Ecco, in base all'articolo 148,1 del TUIR, questa quota annuale non concorre alla formazione del reddito complessivo dell'associazione, quindi è un'entrata istituzionale.
Dopodiché abbiamo però anche le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, quindi che siano previsti dallo statuto, l'insegnamento, nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici. Cosa sono i corrispettivi specifici? Il pagare una somma a fronte di un determinato servizio. Il corso di batteria, che dura 3 mesi, prevede un pagamento mensile o trimestrale e quella quota è un corrispettivo specifico a fronte di un servizio, il corso. Ecco, queste somme che hanno una natura commerciale, se previste queste attività dallo statuto e effettuate nei confronti di soci, ai sensi dell'articolo 148,3, vengono decommercializzate e quindi non si considerano commerciali. Qui volevo però raccontarvi una novità, magari tanti di voi hanno seguito già cosa è stato pubblicato nella finanziaria, e la novità del 2021 è che per i ragazzi, i nostri allievi di un'età compresa tra i 5 e i 18 anni, avranno la possibilità di detrarre le spese sostenute per questi corsi di formazione musicale. A che condizioni? Che il reddito di chi detrae questa somma annuale sia inferiore a 36.000 euro. E quant'è la cifra che si può scaricare? C'è un limite annuo di 1.000 euro, con l'aliquota del 19%, per capirci, come le spese mediche. Quindi se un allievo spende 1.000 euro di corsi di musica, nel 2021 avrà la sua famiglia la possibilità di detrarre 190 euro. Questo però nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2022, quindi non è così immediata la detrazione, ma credo che sia un segnale importantissimo da parte delle istituzioni di sensibilità a proprio sostenere, come è stato detto dalla norma, le attività di contrasto alla povertà educativa minorile. Qualche suggerimento tecnico per chi è tesoriere delle bande musicali. Per affinità al mondo sportivo, segnalo che quest'anno le spese sportive dei bambini potevano già essere detratte a condizione che i pagamenti avvenissero con modalità tracciata. Cosa vuol dire modalità tracciata? Con bonifico, con bancomat o con assegni. Quindi utilizzate, a mio avviso, queste modalità. Limitiamo l'utilizzo del contante per dare trasparenza a queste somme. Conosco personalmente delle bande musicali che hanno inserito la possibilità di pagare col POS e i genitori strisciano e pagano i corsi dei figli con il bancomat o con la carta di credito. Questo dà molta facilità alla gestione del tesoriere e del contabile, perché questi movimenti di denaro rimangono tracciati e non c'è bisogno di andare ripetutamente alla banca a versare i contanti. Non vado ad approfondire oltre questo concetto delle detrazioni, lo approfondiremo magari più avanti, ma farei ancora un flash sulla riforma del terzo settore, perché questa possibilità di avere come istituzionali le quote di iscrizione annuale sono confermate anche dal decreto legislativo il 117 del 2017, che è il codice del terzo settore. In particolare l'articolo 79 conferma che per tutti gli enti del terzo settore le quote associative non concorrono alla formazione del reddito. Esiste poi però un'analisi più dettagliata su quelle che sono invece le quote dei corsi, perché bisognerebbe andare a fare un'analisi ben dettagliata per vedere che la quota chiesta ai genitori non vada ad eccedere quelli che sono i costi diretti e indiretti che sostiene l'associazione per promuovere i corsi.
per cui il costo dell'insegnante, la sede, i metodi, gli strumenti, la somma di tutte queste voci deve corrispondere alla somma che pagano i genitori, con una tolleranza del 5% su 2 anni. Per non farsi venire il mal di testa in questi conteggi, una delle possibilità per le associazioni sarebbe quella di puntare sul ruolo sociale e quindi andare a tentare APS, un'associazione di promozione sociale. Questo darebbe la possibilità, ai sensi dell'articolo 85, di mantenere questa decommercializzazione delle quote istituzionali. Io spero di non avervi fatto venire il mal di testa, spero che la linea non sia saltata per colpa di questa mia dissertazione, ma credo sia utile ogni tanto anche fare ben attenzione a quelli che sono gli aspetti contabili. Detto questo, io darei di nuovo la parola al maestro Davide, per andare invece ad analizzare un altro aspetto che trovo bellissimo per la banda di None, ovvero quella della collaborazione con altre realtà artistiche del territorio. A te la parola, Davide. E vuoi mandare il primo video possibile? Certamente, lo vado a cercare e lo lancio immediatamente. Eccolo. Davide, dici cosa abbiamo appena visto? Allora, nell'ambito della collaborazione con le altre realtà artistiche, abbiamo visto la nostra collaborazione con una scuola di danza, il Mondo a Passo di Danza, una delle più importanti realtà associative del nostro territorio, una scuola di alto livello. Il filmato era riferito al concerto per i nostri 200 anni di fondazione. In quell'occasione, circa 80 ragazze ballerine si sono alternate sulle nostre musiche con delle coreografie che le insegnanti Nadia Dini e Valeria D'Amico avevano elaborato ad hoc proprio per l'occasione. È stato uno dei tanti, tanti momenti in cui siamo riusciti a collaborare con altre associazioni. Confrontarci con gli altri sicuramente non può che farci bene e farci crescere. È stata un'occasione importante, come sono state occasioni importanti quelle di collaborare con molte altre realtà, molte bande musicali. Abbiamo organizzato con molte altre bande musicali dei concerti. Ricordo negli ultimi anni un bellissimo concerto con la banda di Candiolo per la Fondazione per la Ricerca sul Cancro. Nell'anno scorso due concerti con Lana di Pinerolo e con gli amici di Villar Perosa, ti saluto se sono collegati. Dovevamo rifare. Invitarvi Salutiamo il quest'anno. presidente Luca Ribetto. Sarà per il prossimo anno, sarà per il prossimo anno. Abbiamo invitato anche negli ultimi anni molte altre realtà bandistiche e musicali, anche fior fior di orchestra fiati, perché è anche giusto che il pubblico si metta a confronto con realtà diverse, magari con anche un repertorio più variegato e più difficoltoso. Solo danza o anche altri esempi di collaborazioni?
No, abbiamo avuto altri esempi di collaborazioni, per esempio un grande lavoro con i cori, con le corali, e volevo ricordare il coro polifonico Le Verne di Racconigi e il coro polifonico Città di Savigliano, con cui abbiamo eseguito alcuni concerti e abbiamo presentato la Missa pro Pace di Daniele Carnevali. Ci dovrebbe essere un filmato. Lo mando. Eccoci Davide, siamo ritornati in studio, abbiamo visto questo video all'interno di una chiesa, veramente toccante. Sì, è un'altra collaborazione molto importante portata avanti in questi ultimi anni, è stata quella della rappresentazione teatrale Ho scelto la vita. Il progetto ha coinvolto il gruppo teatrale Quelli dell'Isola, la Corale San Siro di Virle e la nostra filarmonica, in tutto circa 90 artisti. Scusami un attimo però, vedo Davide Carnevali che dice ci sono, scritta nel 1986. Come mai Davide Carnevali interviene? Era suo il brano precedente? Certamente sì. Certamente ecco, sì. ecco. Quindi un saluto a Daniele. E scusami se ti ho interrotto, stavi parlando della vita. Sì, della rappresentazione teatrale, che ha coinvolto appunto tre gruppi, uno corale, uno teatrale e la nostra filarmonica. Mi avete mandato un video bellissimo, posso lanciarlo? Sì, mandalo. Eccolo. Thank you.
La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Tra i vinti, la povera gente faceva la fame. Tra i vincitori, faceva la fame la povera gente. Ugualmente. Benissimo, ci sono state delle foto veramente stupende, musica coinvolgente. Complimenti, se posso permettermi, a Claudio Bonifazio. Abbiamo visto questa sera tante sue immagini, penso sia un fan che segue da vicino la banda musicale, giusto? Certo, certo, sicuramente sì. Sì, solo due parole su questa rappresentazione teatrale. E tutto è partito da un incontro che ho avuto con il regista teatrale Ivano Arena, che so che è collegato con noi e saluto con molto piacere, davanti a un buon bicchiere di vino. L'idea di Ivano era quella di sviluppare una rappresentazione e rappresentare dei momenti di vita popolare durante gli anni della Prima Guerra Mondiale. Insieme con altri amici abbiamo fatto delle ricerche storiche sugli avvenimenti che avevano colpito i nostri paesi in quel periodo, ne è nato un testo teatrale dal titolo Ho scelto la vita, che proponeva una decina di quadri di vita popolare, gioie, dolori, speranze, ribellioni in tempi di guerra. Tra l'altro il titolo Ho scelto la vita fa riferimento a un avvenimento realmente accaduto, quando durante la Prima Guerra Mondiale un soldato inglese risparmiò un soldato austriaco ferito, gli salvò la vita, il soldato austriaco si chiamava Adolf Hitler. Questo è un riferimento che è veramente... Dicevo, la rappresentazione si apre con una festa di San Lorenzo, la festa patronale del nostro paese, c'è ancora gioia, sono ancora momenti conviviali di ballo, ma arrivano già le prime notizie dei primi caduti lunesi nelle trincee. Per cui poi il tutto si evolve con un'atmosfera più drammatica, ci sono momenti anche veramente, veramente duri, diciamo, crudi. Abbiamo la ribellione dei soldati, la lontananza delle famiglie, la fidanzata rimasta a casa col ragazzo al fronte, una preghiera di perdono da parte di una suora, e si conclude poi il tutto con l'ultima scena in cui c'è un contrasto, diciamo, tra la guerra terminata, tra le donne dell'aristocrazia e le popolane. E comunque poi l'opera si chiude con un messaggio di fratellanza e di pace. Certo non è una commedia, diciamo, forse all'inizio può ingannare, infatti il pubblico molte volte partiva un po' tranquillo, poi si piombava in un silenzio assoluto perché veramente le scene e i dialoghi non erano così. Certo. Sì, volevo solo ricordare che nel filmato ci sono due di quei momenti importanti. Noi abbiamo fatto in giro la rappresentazione dal marzo 2016 fino al 4 novembre 2018, ai 100 anni proprio della vittoria, con l'ultima rappresentazione al Teatro Bossatis di Volera. Ci sono due momenti importanti, quello del Teatro Sociale di Pinerolo, dove tra coro, attori e banda c'erano 80 persone praticamente sul palco, e poi quella magnifica serata dentro le mura del Foro di Fenestrelle, dove l'atmosfera era unica, veramente era stata una cosa incredibile. Grande esperienza per noi, avete sentito Roberto, era Jupiter Im, che noi abbiamo inserito tra l'altro all'inizio della rappresentazione, perché è stata composta da Gustav Holst nel 1914. Dicevo, una grande esperienza, soprattutto per chi? Perché la banda non ha fatto soltanto la colonna sonora dal vivo del teatro, ma è scesa in campo con una ventina di musici che si sono trasformati, sono messi in gioco, sono diventati degli attori, anche degli attori principali. Però per questo eventualmente vorrei sentire qualcuno di questi nostri musici attori, perché vi posso garantire che le prove con Ivano per spiegare la postura, il modo di comportarsi, la dizione, eccetera, erano veramente divertenti. Avremmo dovuto filmarle, non l'abbiamo fatto.
So che molti di loro sono qui, Claudia, Elisa, il presidente. Se volete dire qualcosa a riguardo. Sì, posso aggiungere due parole. Soprattutto voglio ricordare la pazienza di Ivano alle prove, perché davvero collaborare comunque con gente che non lo fa di mestiere è complicato, quindi posso immaginare, cioè non posso immaginare, ma la pazienza era tanta sicuramente. E poi mi vengono i brividi ancora adesso perché al Forte di Fenestrelle era stato davvero emozionante, e la cosa bella secondo me dello spettacolo è stata che comunque cambiava sia lo scenario sia comunque la composizione degli attori, perché per esempio io sono stata spia una volta, paesana un'altra volta, quindi diciamo che è stato bello perché si cambiava sempre, era sempre un divenire, quindi sì, volevo dire che volevo dire a riguardo che è stato dato molto spazio alla figura femminile, eh. In molte scene c'erano soltanto donne, è stato molto molto importante perché ha avuto dare risvolto a un momento che ha segnato sicuramente la vita di molte donne italiane. Benissimo, credo che sia veramente un esempio di come la banda possa fare cultura, riscoprire e valorizzare le nostre tradizioni. E hai giustamente fatto riferimento ai brani che avete proposto all'interno di questo spettacolo, e chi meglio di Roberto Villata può parlarci e introdurci questo tema degli spartiti e della musica per le bande musicali. Intanto grazie Roberto di aver accettato di a partecipare a questa serata, e ti do il benvenuto e grazie di aver atteso fino a questa ora tarda per il tuo intervento, che secondo me è veramente importante. Ci sono temi che volevo affrontare con te che toccano da vicino le bande musicali. Lascio a te la parola. Grazie a voi per avermi invitato. Io poi non voglio essere dilungarmi ed essere pesante questa serata, perché veramente la parte centrale è la storia della banda di nome, e così deve essere. Poi magari si potrà organizzare un dibattito specifico, tecnico, su tanti aspetti che vanno dall'organizzazione della banda, e dei quali alcuni mi hai accennati già te prima, no? Come il terzo settore, via dicendo, ad altre questioni tecniche musicali che possono essere più legate al discorso proprio della produzione degli spartiti, di problemi che ci affliggono come le fotocopie, o di chiarimenti quali possono essere sulla gestione della SIAE con i diritti d'autore. Ci sono una serie di cose che secondo me alle bande, non essendo addette ai lavori, leggermente sfuggono, e può essere interessante da approfondire. Però questa sera, per esempio, vorrei, se sei d'accordo, cogliere la palla al balzo di ciò che la banda di Nome ha fatto con il balletto, con il teatro, perché io penso che questa sia una strada fondamentale da percorrere. Cioè la banda deve diventare non solo più l'orchestra più o meno brava che riesce una volta o due all'anno a raggruppare un pubblico affezionato nel proprio concerto, ma deve e può diventare il motore trainante della vita culturale di un paese, cioè essere proprio il centro dal quale partono idee e stimoli, e riescono a raggruppare altre associazioni attorno all'operato, come una corale, come una scuola di danza, come una scuola di teatro dialettale magari del paese, che tutte attorno alla banda cooperano e diventano un centro culturale, un movimento estremamente importante. Noi su questo tipo di produzione, per esempio, ci siamo negli ultimi anni impegnati abbastanza.
abbiamo fatto una serie di favole con una o più voci narrante a piacimento. Abbiamo fatto, per esempio, con Donald Furlano uno spettacolo che si chiama La Grande Guerra, che c'era appunto gli attori, le canzoni dell'epoca. E ultimamente abbiamo provato, per esempio, a integrare questi lavori anche con delle diapositive. Abbiamo fatto un lavoro su Marco Polo, una ricostruzione storica del Miglione, dove abbiamo fatto anche una cinquantina di diapositive da proiettare durante lo spettacolo. Oltre appunto la capacità che la banda può mettere facilmente in essere di raggruppare attorno a sé tutte le altre realtà culturali di un paese e di, assieme a queste, di andare nelle scuole e fare cultura presso i bambini delle scuole, cosa che secondo me è molto meglio che non andare, come spesso si fa, a presentare gli strumenti nelle scuole elementari, che sì può essere una cosa interessante, però rimane una cosa abbastanza fredda. Invece riuscire a coinvolgere i ragazzini su uno spettacolo, i bambini su uno spettacolo, io penso che sia molto più importante, molto più coinvolgente anche nel portare i risultati poi nella scuola di musica della banda. Questa è un po' la filosofia che ultimamente ci ha mosso nelle produzioni musicali. E, ascolta Roberto, io ho qui davanti a me una fotografia di anno 1964-65. Io la lancio, tu intanto sì. Se vuoi puoi commentarla. Sì, certo. Questo con la banda di Nonne mi accomuna, e col paese di Nonne mi accomuna una cosa particolare, che è un'amicizia che è venuta a crearsi con Leandro Tabbia, che come si vede da questa foto è stato il mio maestro in quarta e quinta elementare. Questa è una foto dell'anno 64-65, il maestro Leandro Fabia lo vedete l'ultimo a destra, io invece sono uno dei bambinetti, se contate nella fila centrale, sono il quarto a sinistra. Non avevo ancora né la barba bianca né nera, sono passati un po' di anni come si vede. Poi naturalmente ci siamo persi di vista con il maestro Leandro Fabia, perché c'era qualche piccolo anno di differenza da me a lui. Fino a che noi abbiamo spostato la sede qua alla loggia e un giorno il maestro Leandro Tardi è venuto da noi per comprare della musica e lì non so bene come sia successo, ci siamo riconosciuti, insomma, che lui era stato il mio maestro delle elementari e da allora abbiamo intrallazzato un bellissimo rapporto negli ultimi anni in cui il maestro è vissuto, siamo andati spesso insieme in giro nelle fiere musicali, è venuto con noi alla Fiera della Musica di Francoforte, siamo andati a cena assieme con le edizioni Molinar, con Henk van Linschoten, insomma abbiamo fatto un sacco di avventure assieme, non ultima quella di collaborazione presso il suo laboratorio artigianale di falegnameria, dove abbiamo costruito tutte le porte di casa mia, nonché il tavolo che c'è nel negozio, che quando qualcheduno viene in negozio da noi e si appoggia sul tavolo di legno, quello è il tavolo che ha costruito Leandro Tabbia con il manovale. Vedi che vari aneddoti da raccontare. Sì, io ti chiedo una curiosità invece, Roberto. Tu di cognome fai Villata. Sì, signore. E però noi vediamo scritto dappertutto Scomegna, mi aiuti a capire? Sì, Scomegna è un mio amico che ci siamo conosciuti durante il servizio militare, entrambi suonavamo la tromba, eravamo le prime trombe alla fanfara dell'Alpina Taurinense qua a Torino. Abbiamo fatto amicizia e così nei momenti di noia, cosa che succede
spesso durante la vita militare ci siamo messi a chiacchierare su cosa fare e non fare. Erano i tempi del Fabbro, giusto? Erano i tempi del Fabbro, amichevolmente Bubu, perché durante le prove, quando qualcuno si distraeva... Fai attenzione, Roberto, perché tanti congedati della Taurinense stanno seguendo questa diretta, Sì, sì. E li salutiamo con affetto. Magari c'è qualcuno che ha fatto anche il militare al tempo che c'ero io e Gioacchino Scomegna. Insomma, abbiamo fondato la casa editrice, tornata così, poi Gioacchino Scomegna, dopo 4-5 anni, ha deciso di dedicarsi solo alla carriera musicale e lì avete iniziato a muovere i primi passi nell'editoria, dico bene? Sì, assolutamente sì, è stato così, abbiamo iniziato con alcune edizioni didattiche. Ma se dico primi passi è perché in questo momento a video c'è l'immagine della marcia che penso tutta Italia abbia suonato al debutto. Io l'ho suonata nell'86, primi passi, e me la ricordo a memoria, quindi complimenti per questi vostri primi passi. Sì, sì, in effetti i primi passi è stata la prima pubblicazione che abbiamo fatto, ed è stata lavorata nel 1975, noi la casa editrice l'abbiamo fondata nel 74, abbiamo iniziato a fare 2 o 3 edizioni didattiche che erano in uso al Conservatorio di Torino e poi abbiamo iniziato a dedicarci alla musica per banda. Tra l'altro, primi passi era stata composta dal maestro Vincenzo Corino, che era il direttore della banda di Michelino, dove io ho suonato per diversi anni, e per cui dopo, quando ho aperto la casa editrice tornando da militare, sono andato a trovarlo, gli ho chiesto se mi dava un paio delle sue marce che secondo me funzionavano molto bene per semplicità e gradevolezza melodica, e così mi aveva dato tra le altre i primi passi in edizione. I primi passi, ecco. E ascolta Roberto, invece ti volevo fare una domanda molto tecnica e tecnologica. Sì. Mi è già capitato di compilare dei bordereau della SIAE non in forma cartacea. Per le bande musicali, vero che abbiamo ancora 7-8 mesi da stare tranquilli, ma poi dovremmo iniziare a prendere confidenza con il bordereau online? Ti risulta? Così dovrebbe essere, perché doveva già partire il bordereau online quest'anno, poi la SIAE ha avuto dei problemi di sviluppo del software necessario, perché non è così semplice da gestire a livello di software questa situazione dei bordereau online con le bande, però mi hanno detto che sicuramente dal prossimo gennaio dovrebbe partire, quindi le bande affronteranno il bordereau online, che comunque è più semplice, devo dirti, che non il bordereau cartaceo. Bene, e ascolta, prima ho forse ho sentito male che hai detto che ci sono delle bande musicali che hanno l'abitudine di fare fotocopie o cose di questo genere, ecco. Io ogni tanto parlo con qualcuno e la risposta mi dice: eh sì, ma perché gli spartiti costano troppo, li usiamo per 3 minuti e hanno una spesa assolutamente eccessiva. È vero questo discorso, che gli spartiti costano più del normale, e quindi le fotocopie aumentano questo problema del costo ulteriore, e come casa editrice avete immaginato qualche strumento per venire incontro alle bande, per far sì che possano avere una musica ogni anno a prezzi calmierati, o perlomeno, lasciami dire, giusti? Chiaramente il problema del costo dello spartito musicale è un problema difficile da affrontare. Mi piacerebbe approfondirlo. Una volta magari si potrebbe fare una puntata più approfondita su questo argomento. Naturalmente il costo della produzione della musica è un costo elevato, anche perché è costituito da tantissimi fattori che si sommano, cioè da
quello della preparazione grafica delle parti staccate sui sistemi softwareistici a disposizione, a quello della produzione discografica, perché uno spartito senza audio oggi come oggi non viene preso in considerazione. Quindi occorre avere delle bande o delle orchestre professionali con i costi conseguenti, naturalmente. Poi bisogna preparare catalogo con CD che va in distribuzione in decine di migliaia di copie gratuitamente. Questi sono tutti i costi che naturalmente vanno a ricadere sul prodotto finito. E il vero grosso problema è che il prodotto finito non si parla di migliaia di copie mai, perché il mondo della banda è un mondo abbastanza ristretto numericamente. Pensate che in Europa ci sono circa 30.000 bande in attività, delle quali però molte sono bande particolari. Per esempio molte delle bande tedesche non possono usufruire, non usufruirebbero dei repertori standard bandistici, perché sono un po' quelle che loro chiamano le bandelle, non quelle che suonano nelle birrerie, in gruppi ristretti con organici diversi dai nostri. Quindi in realtà i numeri dei clienti sono pochissimi già, se si pensa a un mercato grande come può essere l'Europa, parliamo di 30.000, e probabilmente ne dobbiamo togliere tra le varie organici che non funzionano circa 7-8.000, quindi stiamo parlando di poco. Roberto, hai anche qualche tuo autore che ti ricorda che anche loro per comporre giustamente è un lavoro, non è un hobby? Non è assolutamente un hobby, e questa è una delle battaglie che io ho condotto da tempo immemore, perché quando abbiamo iniziato a lavorare il mondo della composizione era quasi inesistente nel campo della banda, perché c'erano alcuni nomi importanti come poteva essere Orso Mando, ma erano pochi e non avevano lasciato scuola di scrittura per banda al loro seguito, e gli altri facevano hobby, quei pochi che c'erano, lo vedevano come hobby. Io invece ho pensato sempre che non si dovesse vedere come hobby, ma come lavoro, perché è una professione che richiede anche parecchio studio, quella del compositore per banda. E ho assolutamente voluto mettere delle percentuali che sulle vendite vanno devolute ai compositori, perché il compositore lavora e deve guadagnare anche sulla vendita, oltre che una percentuale la guadagna anche sui diritti d'autore che avvengono dall'esecuzione. Dai bordello. Pensate comunque che in Italia non c'è nessuno che vive di questo lavoro. Sono tutte persone che chi guadagna un po' più, chi guadagna un po' meno, ma sono arrotondamenti di altri lavori che esistono. Per esempio il maestro Daniele Carnevali è insegnante al Conservatorio di Trento. Il maestro Somadossi è insegnante al Conservatorio di Udine. Il maestro Furlano lavora alla Scomegna. E via così. E via discorrendo. Tutti così. Non c'è nessuno che dice cosa faccio io? Faccio il compositore di musica per banda, perché non c'è la possibilità assoluta di vivere di questo lavoro, nonostante tutto quanto io abbia cercato di creare di professionale attorno a questa mansione. Io prima mi riferivo alla tua iniziativa, che credo sia unica nel mondo delle edizioni, dell'abbonamento annuale. Ne abbiamo chiacchierato ieri di questo, no? Tu proponi ogni anno una selezione con diversi livelli, diversi generi, che sono una base per tutte le, diciamo, possibili bande musicali, che danno anche delle agevolazioni, non soltanto economiche. È corretto questa idea? È corretta questa idea, proprio perché partendo dal problema che abbiamo accennato prima, che i prezzi sono elevati delle edizioni perché le tirature sono basse. Tu pensa che negli ultimi anni stiamo parlando di un successo editoriale quando se ne vendono 50 copie,
quindi capisci che ripartire dei costi di produzione sulle 50 coppie è quasi impossibile, e tornarci a capo, insomma, delle spese che sono state messe in essere. Quindi un po' ho pensato di creare una situazione tale che garantisse una certezza di tiratura un po' più importante. Quindi ho prospettato alle bande di sottoscrivere un abbonamento per delle difficoltà medio-basse dei brani, chiaramente, perché quando si parla di brani di difficoltà elevata i discorsi sono completamente diversi, in maniera tale da poter proporre di vari stili i 6, 7, 8 pezzi di musica a un prezzo delle patate, come si dice, nel senso che garantendo quella che per noi è una previsione sui 150-200 abbonamenti numericamente in Italia, quindi 200-150-200 copie di tiratura, diventa un numero già importante rispetto alle 50 che noi riusciamo a raggiungere come successo editoriale. Questo permette di abbattere decisamente i costi e quindi riusciamo a fornire a 200 euro quello che normalmente è un valore di 600-700 euro invece sul mercato se si comprassero singolarmente. Purtroppo devo dirti che abbiamo ritrovato un po' di ritrosia nell'aderire a questa cosa, perché alcuni la detraggono per il fatto di una presunta omologazione nel repertorio delle bande in Italia. Cosa che secondo me, insomma, è un discorso che non sta molto in piedi, perché l'omologazione ad ogni modo c'è sempre stata, perché quando un brano piace le bande lo comprano, lo suonano. Faccio un esempio banale, uno per tutti: Moment for No Return di The Man. Allora non bisogna Abba, cioè, ce ne sono sì. Quindi insomma non sono così d'accordo su questo modo di vedere le cose. Altri sono un po' ritrosi perché pensano che dietro questa nostra offerta ci sia una fregatura. Cioè, come è possibile che ci danno a 200 euro materiale che ne vale 6 o 700? E non riesco a far passare bene il ragionamento. Ma dell'ammortamento ma questa sera credo che l'abbiamo un attimo spiegato, ecco, no? E io adesso vorrei farti una piccola provocazione, girando e mettendo a favore di telecamera un'apparecchiatura. No, non so se riuscite a vedere. Si tratta di un iPad, no? Formato A5 abbondante, con una marcia edizione Scomegna. Si tratta di Augusta, composta da Lorenzo Pusceddu. In questo momento io sto commettendo un reato o no? In questo momento non stai commettendo nessun reato, perché hai scaricato liberamente dal nostro sito un brano che noi abbiamo deciso di mettere in circolazione gratuita e libera a tutti coloro che se lo vogliono scaricare. Quindi questo viene giustificato naturalmente dalla speranza che le bande scarichino la marcia Augusta di Lorenzo Pusceddu, di piazza, la suonino e la programmino alla SIAE, permettendo alla Scomegna e a Lorenzo Pusceddu di recuperare quello che è l'impegno profuso nella composizione, nella pubblicazione e nella messa a disposizione. Quindi Augusta e le altre in free download sì, altre invece assolutamente no. Altre sono legate al momento, invece. Nel senso che io la provocazione l'ho fatta dell'iPad perché mi è capitato di sognare una notte che si arriva alle prove tutti con l'iPad e il maestro dice: selezioniamo dalla playlist e prendiamo un brano non is perfect, tutti vanno sul tablet, lo selezionano e si suona guardando il tablet, dando comandi anche coi piedi per fare il cambio delle pagine.
è fantascienza o si potrà arrivare lì? Beh, in questo momento è fantascienza per tanti aspetti. Intanto che non ti basterebbe un tablet a 5 per poter suonare non is perfect, ma ti serve un tablet a 4. A 4 minimo... più mi verrebbe da dire, no, con una piccola battuta. Sì. Per leggerlo su un tablet basterebbe una 4 senza il più. Oggi un tablet a 4 ha ancora un costo piuttosto elevato. E acquisire 30 o 40 tablet a 4 per poter far suonare la banda mi sembra una cosa ancora al di là da venire, nel senso che veramente devono abbattersi i costi. Questo è il primo passo. Il secondo passo è quello della protezione delle proprietà, perché per poter pensare di utilizzare dei tablet sui quali verrà messa la musica per la banda, dovremo trovare un sistema che impedisca il più possibile il passaggio poi, che so, del PDF dalla banda di None alla banda di Michelino, mettiamo. Però le tecnologie su questo aiuterebbero. Le tecnologie può darsi che aiuteranno. Sì. Io penso che potrebbe essere un tablet che riesce a leggere un formato proprietario della musica, che non sia trasmissibile su altre apparecchiature. Chiarissimo, Roberto. Va organizzata questa cosa al di là di avvenire rapidamente. Bene, bene, bene. Vado avanti chiudendo il tuo intervento con... Ho raccolto una tua proposta. Mi pare di aver capito che è il caso proprio di organizzare, ma questa volta, secondo me, con un tavolo dei relatori e un pubblico presente che può alzare la mano e intervenire, un convegno in Piemonte che affronti dei temi che le bande una volta per tutte devono mettere chiaro. Io faccio un appello, e credo che sia anche il tuo pensiero, quello di dire che deve essere aperto a tutte le bande. L'Arbaga ci metterà il suo, ma credo che sia bello fare un qualche cosa tutti insieme. E ti lancio una provocazione. Per quel giorno che organizzeremo il convegno, perché sarà andato tutto bene, prova a chiedere ai tuoi autori se hanno voglia di mettersi insieme e comporre ognuno una dozzina di battute, e ti lancio l'idea di intitolare una marcia con il "andrà tutto bene", che è un pochino la frase che ci ripetiamo tutti. E quel convegno magari potrebbe essere l'occasione per lanciare questa marcia con questo tag che ci ricorderà queste giornate di chiusura. Cosa ne pensi? È fattibile, Roberto? Perché un convegno così? Magari 12 battute è un po' più difficile, però possiamo dedicare ogni compositore che ne stiva 16, che è più vicino. Io la volevo rendere un po' più difficile. No, la rendi zoppa così. Dai, bene. Sì, perché no, possiamo sempre provarci, insomma. Quello che invece mi sembrerebbe molto importante è riuscire a organizzare questi convegni al di là delle bandiere di organizzazioni differenti e di bande con campanili differenti. Cioè, purtroppo il nostro è un mondo piccolo, l'ho detto prima parlando dei numeri in Europa, e insignificante economicamente. Quindi, se poi siamo divisi, siamo già insignificanti tutti assieme, 20.000 bande, ma se poi riusciamo a dividerci, veramente non contiamo più nulla. E questo è un peccato, quindi bisognerebbe riuscire a trovare degli elementi di unificazione e di sprono per lavorare tutti insieme su obiettivi importanti, culturali. Io approfitto della presenza del mio presidente Italo Iorio, che spero sia anche lui in linea con questo tuo pensiero. Italo, cosa dici? Assolutamente sì, ne ho già parlato in un'altra puntata. E oggi ne ho parlato con Pusceddu, con Lorenzo, quindi abbiamo parlato proprio di questo. Dobbiamo mettercela tutti, però. La volontà e un po' di impegno, perché non è facile, diciamo, però ci possiamo arrivare. Bene, dai. Mi
Io penso che possiamo farcela, metterci tutti un piccolo sforzo di nostro e riuscire a trovare elementi unificatrici e unificatori del mondo della banda e procedere con più forza, che poi dopo questo momentaccio del Covid-19 avremo ben bisogno di unire forze e sforzi per ottenere di riprendere in maniera congrua la vita delle varie bande. Speriamo anche che queste nostre piccole dirette possano essere così un pochettino quel sassolino buttato nel lago e che le onde di quel sassolino arrivino a chi di dovere, ecco. Stiamo andando verso la chiusura perché sta diventando tardi, però vorrei ancora, prima di passare la parola al presidente, dare la parola all'amico Elio, che per tutta la sera è rimasto in ascolto, ecco. Quindi un commento a Elio su questa serata, come l'hai trovata? Buonasera a tutti. Ma l'ho trovata molto interessante, anche divertente, poi essendo dentro l'associazione ci sono molti fatti, molti aneddoti che uno conosce e quindi ride un po' sotto i baffi. È stato bello sentire varie realtà e comunque è un buon inizio per altre serate. E a proposito, vorrei, se posso... Se sì, certamente. Con tutti i miei amici vorrei proporre un brindisi, il nostro solito brindisi che facciamo. Inviterei tutti ad aprire i microfoni, alzare i calici. In questo momento in particolare, vai, riempi il bicchiere. Mi avete fatto la sorpresa, io mi sono preparato. Ma noi ci siamo attrezzati. Però non l'avete detto a tutti, adesso come faccio? Faccio un bicchiere di carta, così, via, dai. Io ne ho due, Roberto. Tutto bicchiere, e allora bevi per due. Noi abbiamo la tradizione di richiamare tutti all'ordine, di alzare i calici. In questo momento vorrei fare un brindisi un po' particolare, anche se siamo tutti, ognuno a casa propria, per questa brutta situazione che stiamo vivendo. E vorrei farla con i nostri musici, con le loro famiglie e con tutti gli amici che ci seguono. Scusate l'emozione, e vorrei brindare ai 205 anni della banda del comune di None. Viva! Auguri! E auguri! Viva la musica! E viva la musica, presidente! Io volevo solo sapere, Davide, cosa stava bevendo, perché era di un colore molto interessante, eh? Non posso dirlo. Ah, ecco, bene. Sono contentissimo di questa vostra allegria e prima di svelarvi chi saranno gli ospiti della prossima settimana, un mezzo indizio l'ho già dato, lascerei la parola a Marco per chiudere questa serata con quello che è veramente, dici qual è a questo punto il carattere della banda di None. Come siete a None? Come siamo? In realtà siamo quello che avete visto questa sera, perché noi siamo davvero una banda istituzionale. La nostra storia parla per noi e ne siamo fieri. Siamo una banda che si presenta in modo comunque fiero, in modo elegante, a volte in modo anche un po' militare, per fare anche quello che è la storia di Roberto Villata, che mi dica, perché io comunque sono un ufficiale degli Alpini, ho vissuto 2 anni nella mente, e anche Elio ha suonato nella fanfara della Brigata Carabinieri. E quindi siamo una banda così, con un certo carattere, ma soprattutto siamo una banda che è pronta alla festa, è pronta all'allegria. E infatti il brindisi che il nostro cerimoniere, assolutamente il nostro cerimoniere ufficiale, ha fatto e vuole essere davvero, come dire, un viatico per accompagnarci anche in questi giorni poco sereni. L'ultimo video che vedrete è un video di un brano, un condensato di un brano che è Maslenica, che ci rappresenta molto bene, perché
c'è una parte molto seria, c'è una parte anche di musica importante, ma c'è anche una parte in cui ci sappiamo divertire. Io vi ringrazio perché per noi è stata veramente una serata molto importante. Fra le altre cose ci ha dato l'opportunità di andare a ripescare le nostre foto, i nostri video, eccetera, ed è stato un bel modo per vivere in questi giorni comunque i nostri ricordi, la nostra banda. E per me, che sono un giovanissimo presidente, è stato importante, molto utile. Ricordo soltanto che comunque i due musici più anziani della banda di Noni in questo momento sono il nostro maestro e il nostro presidente Michele Merlino, perché loro sono in banda dal 68-69, e pertanto, ragazzi, e non so quante siano le bande che possono dire di avere il loro maestro e il loro presidente che hanno sempre e soltanto suonato nella loro banda. Quindi per noi questo è un punto di orgoglio. Grazie a tutti per la serata e arrivederci a presto. Marco, rimani lì perché adesso dobbiamo ufficializzare chi si siederà davanti alle telecamere la prossima settimana. Immagino lo abbiate capito, io non vedo l'ora che arrivi lunedì prossimo, perché lunedì 27 aprile 2020 alle ore 21 parliamo di bande musicali con niente po' di meno che l'Associazione dei Congedati della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Quindi ho già contattato la presidente simpaticissima Lucetta Rossetto, ho già organizzato con il vicepresidente Massimo Ghirardello, con l'amico Stefano Trinchero, tutti e due li vedo collegati, li saluto con grandissimo affetto e attenzione perché ospite della diretta sarà proprio lui, Sergio Bonessio. Il maresciallo in realtà mi ha sgridato, non vi posso dire cosa mi ha detto al telefono quando l'ho chiamato maresciallo, mi ha detto vai giù e fa... vabbè, niente, luogotenente Sergio Bonessio, per cui io vi aspetto tutti lunedì prossimo alle ore 21 sul canale di Arbaga Piemonte, perché vestiremo il cappello, ci saranno delle sorprese. Se mi avete stupito con il brindisi questa sera, non oso immaginare cosa non succederà lunedì prossimo. Per cui un grandissimo grazie al mio presidente Italo Iorio che mi sopporta in tutte queste mie idee, grazie al presidente Marco Viola e all'amico Michele Merlino, complimenti ai maestro Davide Carità per tenere le redini di questa bellissima associazione, grazie a Diego, a Elio, a Claudia, a Elisa, un abbraccio e un ringraziamento particolare a Donald e un grazie speciale a Roberto Villata per il suo intervento. Leggo dei commenti bellissimi, Marilena dice siamo orgogliosi noi nonesi di avere una banda filarmonica così preparata e che ci allieta sempre in tante occasioni con ottima musica. Grazie a tutti per la serata e prima di sentire l'ultimo brano voglio che o Elisa o Claudia chiudano loro con un altro messaggio che ci è piaciuto tantissimo. Va bene, chiudo io. E prima la nostra Francesca, di cui abbiamo parlato molto, ha mandato un messaggio bellissimo, ha mandato un commento bellissimo con scritto la banda è la seconda famiglia di ogni musico, e penso che questo messaggio sia veramente stupendo e racchiuda proprio quello che è la banda in sé, quindi come una grande famiglia dove tutti stiamo bene insieme e formiamo un grandissimo gruppo. Quindi grazie Francesca, condivido anch'io. Per cui allora un brindisi di nuovo alla banda di None, pollice su, andrà tutto bene e ci vediamo lunedì. Buona serata a tutti e grazie di essere stati con noi. Ciao a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi.